saper E poi lo partire mettiamo su. dialogando a Parabiago. Parabiago diventa il centro culturale di questo Ma come territorio. diventa? Tante Siamo attività. sempre stati il centro culturale Ha dell'Alto ragione Milanese. il sindaco, siamo sempre stati il centro culturale, ma in questo momento facciamo un discorso glocal. Stasera mi piace questo termine, nel senso che lavoriamo in locale, ma agiamo in locale e pensiamo al Nazionale. nazionale, perché qui avremo sindaco dei grandi nomi della letteratura italiana. Giornalisti, scrittori che saranno intervistati da altrettanti giornalisti di spessore. Sindaco, organizzare questo evento cosa significa avere qui a Parabiago tanti bei nomi della letteratura italiana? Organizzare questo evento significa avere l'assessore giusto, perché grazie a Barbara e al suo impegno. La sua dedizione che ci mette con passione in questo campo ci permette di avere personaggi di questo calibro. Quindi il merito è tutto suo, va riconosciuto e Parabiago beneficerà di questa bellissima rassegna letteraria con questi nomi di spessore e penso sia una grande e bellissima opportunità per la nostra città. Sappiamo che i nostri cittadini quando solleticati partecipano, quindi Reagiscono. quando Speriamo di diamo averli solleticati qualcosa, ma penso abbastanza. proprio di sì. Sì, Quando dai qualcosa di spessore, poi alla certo. fine premia e apprezzano. Quindi diciamo che sarà una bellissima avventura che iniziamo Perfetto, grazie sindaco, assessore Benedettelli. Mi associo alle parole del sindaco, effettivamente ci vogliono visioni e anche poi relazioni. Tu sei una donna di relazioni. Ma sei riuscito a portare veramente i grandi nomi. Ne elenchiamo qualcuno a partire da stasera, che c'è un collega che è di tutto rispetto. Vabbè, questa sera c'è Danilo Sacco, l'autore del libro Siamo tutti complottisti? È una domanda, attenzione, e credo che sarà una serata molto molto interessante perché è attualissima. In questo periodo, tra il Covid e la guerra, di complotti si è parlato molto, veri o falsi, ma non si sa. Vedremo questa sera che cosa viene Stasera lo fuori. scopriremo. Siccome la verità sta nel mezzo. Esatto, io Esatto. sono nel A mezzo. intervistarlo Sì, ci sarà sì, Federico Novella, sì. che è un giornalista, già stato conduttore di Mattino 5 e ora al TG4. Una persona squisita, di grandissimo spessore anche lui. Ci siamo sentiti in questi giorni sia con lui che con Danilo per mettere un po' in piedi questa serata ed è veramente preparatissimo, come sono tutti i grandi, no? Non è che arrivano qui avendo letto una paginetta di un libro, ma Certo, si leggono tutto il libro e vero. cercano di entrare dentro il contenuto e di instaurare questo dialogo, perché dialogando è Sì, questo, deve chiaro. essere questo. Tant'è che noi abbiamo messo questa sera le poltrone non rivolte verso il pubblico, ma uno verso l'altro, perché l'idea è quella di un grande salotto dove due dei partecipanti alla serata parlano tra loro e gli Dialogano, altri, siccome parlano di cose interessanti e che certo. prendono, diciamo, la La pancia un po' pancia, di tutti, certo. stanno ad ascoltare. E poi alla fine c'è anche un po' una chicca su come andremo a coinvolgere il pubblico, Benissimo, quindi il però dialogo questo si non lo allargherà, diciamo, ma no, assessore. assolutamente non lo diciamo. Certo. Gli altri Sì. autori e giornalisti che vedremo i prossimi giovedì, a partire appunto questo è il primo giovedì, e ogni giovedì fino alla fine di luglio ci sarà un autore diverso. I nomi sono Mario Giordano, Gianluigi Nuzzi, Del Debbio, Paolo Del Debbio, La Missaglia. E come giornalisti Claudio Brachino, che mi sembra di conoscere, sì, Forse, forse lo conosco, sì, Claudio Brachino, che anzi ringrazio perché è venuto veramente con grande trasporto, è accettato con grande trasporto, e ringrazio anche tutti gli altri giornalisti come Emanuela Porta Si e dedica Veronica alla nostra Sardelli, che è musica. una emergente, Certo. ma è un'emergente veramente brava, che ha già partecipato degli eventi di Spessore. spessore e importanza. Grazie assessore, anche perché una cosa bella che Parabiago ha avuto sempre, da sempre, è che ha dato spazio a dei personaggi importanti, nazionali, però sempre con l'attenzione al locale. E quindi chiudiamo col Quindi, Gloca. come chiudiamo? Chiudiamo con lo spin-off, perché Vai. nella nostra idea, augurandoci che insomma questa rassegna piaccia, nella nostra idea c'è quella di fare poi per l'autunno e l'inverno degli spin-off. E noi il primo di questi spin-off vedrà una star Del sì, local. del local, perché Certo. questo è, che chi sarà? Ma chi sarà?
Forse qui in mezzo a noi? Non lo diciamo, è lui, ma certo, il 21 agosto nella giornata mondiale dell'imprenditore, perché la tua è una storia di chi si è fatto dal nulla ed è arrivato a volare. Grazie, e sarà un piacere volare e poi atterrare qui a Parabiago. Grazie per l'opportunità, non volevo questo, vi giuro. Grazie a tutti, buona serata.